Il progetto Meo Fushuni nasce nel 2009, nel novembre 2009, dalla, come dice la nostra biografia, dalla mescolanza di tre persone, di tre concetti diversi della bellezza, dell'estetica e della profumazione. E io, Giuseppe Imprezzabile, Dario Stueffer e Franco Briguglio. E nasce per caso, nasce durante una cena, e prima di un viaggio a Istanbul, dove nasce la nostra prima nota di viaggio, che è Ride Passage. Nasce dal desiderio di creare un lavoro diverso, artigianale, e pieno di sapore e che rappresentasse noi, perciò la semplicità e la genuinità di un lavoro naturale. Il nome Meo Fushuni nasce innanzitutto da un desiderio di Daria e Franco di avere un nome che racchiudesse il nostro spirito. Il nostro spirito è molto siciliano, anche se Daria è di origini nordiche, però il suo spirito è forse più siciliano di quello mio e di Franco, che comunque siamo nativi siciliani. Meo è il diminutivo di Bartolomeo, che è mio padre, e Fushuni significa scorrere, fluire, mescolare, ed era per noi il modo giusto per indicare il nostro concetto, il nostro lavoro, ed era un soprannome che viene dato a mio nonno, che era un navigatore e uno scopritore di nuovi mondi, perciò come noi scopritori di questo nuovo mondo dei profumi a cui ci avviciniamo con molta umiltà ma con tanta passione. I nostri profumi sono per noi memorie olfattive, quindi abbiamo cercato di trasportare in un profumo tutte le emozioni che abbiamo raccolto in momenti particolari della nostra vita, e con il desiderio di far viaggiare anche le persone che porteranno questo profumo. Abbiamo lavorato con profumi naturali creare un profumo molto personale, molto intimo, quindi non un profumo che lascia la scia per ore, ma un profumo che rimane molto personale, rimane proprio sulla pelle e sentono le persone più vicine a te, quindi il desiderio era proprio questo. Allora, io arrivo dal campo delle piante, io sono un erborista, e un etnobotanico e un chimico, perciò nasce dallo studio approfondito dell'aromaterapia, dagli oli essenziali puri, naturali, e penso che sia il concetto base di tutto questo progetto, cioè io e Daria lavoriamo con le piante tutti i giorni e la nostra formazione arriva proprio da lì, dal conoscere la pianta prima che venga trasformata, cioè conosciamo il suo sorriso, il suo beneficio salutare. E in questo caso stiamo per conoscere, conosciamo, stiamo avvicinando a conoscere il suo profumo. Perciò per noi in realtà è un viaggio in un lato diverso della pianta che tutti i giorni in realtà noi con cui lavoriamo. Il gelsomino che è presente in Sciavoro d'Amori è un gelsomino che noi usiamo moltissimo, le nostre miscele di tè, di infusi. La stessa menta, una menta che noi conosciamo e assaporiamo tutti i giorni. Adesso l'abbiamo trasformata in un profumo e messa ad esempio in un shukran. Perciò la mia preparazione è erboristica, quella d'aria è prettamente artistica e insieme lavoriamo in questa mescolanza che poi viene quindi arrotondata dal prezioso lavoro di Franco, che invece viene dal campo dei tessuti, della moda, delle consulenze artistiche, anche lì una concezione diversa della bellezza e del profumo. Il progetto Meo Fushuni non vuole prima di tutto diventare un progetto di massa, di massificazione o un progetto industriale. Questo penso che rischierebbe di cancellare l'inizio e perciò quella bellissima poesia che per un intero anno abbiamo creato prima di farci conoscere le persone. Noi abbiamo lavorato tantissimo le sere e creando la poesia, creando noi tre, creando e amalgamando noi tre, e la massificazione porterebbe magari a non rendere più possibile le pause,
anche lunghe e riflessive che io e Dara ci prendiamo nel momento di creazione, o che con Franco ci prendiamo nel momento di creazione del packaging o del tutto il lavoro che c'è dietro. Naturalmente siamo coscienti che nel momento in cui viene conosciuto c'è il rischio, però questo rischio bisogna gestirlo bene e riuscire a capire e collaborare con le persone giuste. E l'estero non ci fa paura, abbiamo già raggiunto negozi importanti all'estero, in Spagna, in Inghilterra, in Giappone. Il Giappone è un altro viaggio molto bello per noi, perché abbiamo una collaborazione molto importante con i clienti giapponesi, con cui collaboriamo anche su concetti diversi del profumo classico, ma con il concetto della cosmetica naturale. E perciò noi siamo aperti a tante nuove frontiere, però che ci portino sempre comunque alla base della nostra poesia. La trilogia del viaggio, che è formata da prima, seconda e terza nota di viaggio, sono tre profumi che nascono durante i nostri viaggi, durante le memorie vissute nel viaggio fisico in quei luoghi. E il primo profumo si chiama Prima nota di viaggio, Rite de Passage, nasce a Istanbul, nella terra del pepe nero, nella terra del sandalo, nella porta d'Oriente. Il cuore di Lang Ilang, di questa prima nota, sta per me a indicare l'apertura alla dolcezza orientale. La seconda nota di viaggio si chiama Shukran, per me è un lavoro, è una dedica al popolo marocchino a cui sono molto legato, e descrive proprio quella pausa di cordialità, di mescolanza di culture che c'è nel momento del viaggio. Perciò Shukran in marocchino significa grazie, e sta a indicare quel grazie che noi ripetiamo ogni qualvolta viene versata una goccia di tè verde alla menta in Marocco. Il tabacco è la pausa, è il tempo che il marocchino si prende tutti i giorni, e noi ci prendiamo soltanto in quel viaggio. E la trilogia del viaggio viene conclusa con Shavour d'Amouri, è la terza nota di viaggio, è l'unico viaggio mnemonico. È un viaggio che a me emoziona molto, perché si chiama Shavour d'Amouri ed è una dedica d'amore alle donne della mia vita, a mia madre, a mia nonna. E non c'è l'agrume, è una scelta forte nostra, perché abbiamo preferito il fico, questo cuore di gelsomino, e l'incenso delle feste sacre. E tutti nascono in viaggio, e compreso Shavour d'Amouri, quello è un viaggio nel passato. Vorrei che le nostre creazioni fossero portate prima di tutto in maniera molto intima, con molto amore, e quando si passa nelle note di Shavour d'Amouri, ricordare la bellezza e la gioia della gioventù. Shukran vorrei un bagno di sorrisi. Rite de Passage è la ricerca della fede e della quiete. Quando è uscito Shavour d'Amouri e Shukran a settembre, noi in realtà eravamo già avanti, eravamo già la nuova creazione che avrà, pensiamo, luce a giugno-luglio, o comunque vedrà le prime note salire verso i nasi degli altri. Perciò il progetto si compone sicuramente di due nuovi lavori che verranno elaborati, studiati in maniera molto particolare, accompagnati da un viaggio che questa volta è di un uomo, la seconda volta sarà di una donna molto speciale. Saranno due sorprese, soprattutto su due diverse tipologie di profumi su cui noi non ci siamo ancora confrontati e che vogliamo comunque confrontarci. Siamo in continua crescita, soprattutto da un punto di vista mentale nostro, di caratterizzazione sempre più presente del nostro marchio. Vogliamo che Meo Fushuni rappresenti quello che non vediamo ancora oggi sul mercato, una maggiore autenticità, o più vicinanza, cioè non vogliamo barriere tra noi e chi ci sente, ma vogliamo confrontarci di continuo, sempre ricercando noi le note olfattive, il nostro cliente e le sue memorie.
Io mi definisco aromatario e in mezzo metto anche la mia socia Daria Stueffer, perché aromatario è come si usava a chiamare gli speziali nella Sicilia del Settecento. E una volta lessi quella parola lì in un libro di Vincenzo Consolo, il ritratto del marinaio sorridente, era una cosa del genere. Mi impressionò perché aromatario racchiude tutta la nostra storia. Non siamo profumieri, non siamo nasi, strettamente definiti così, ma siamo aromatari. Noi ci occupiamo di tutto quello che è l'aspetto di una pianta. La sua cura, il suo profumo, il suo aroma, il suo sapore.